io non sono il simbolo di questa mia terra devastata e torturata, di questo mio paese, mutilato come il mio corpo. Io sono il sintomo, sono la devastazione. Ho nelle vene sangue di ebrei ungheresi, di indio staraschi, discendo da generazioni di sconfitti mai domati che hanno perso tutto tranne il bene più prezioso, la dignità. Venerdì 15 gennaio, la serata finale di Persone 2.0, la rassegna annuale della Diaconia Valdese di dibattiti, incontri e spettacoli come questa sera. Viva la vita racconta sostanzialmente la vita, l'esistenza di Frida Kahlo, grandissimo personaggio, conosciuto finalmente anche in forma diffusa in Italia grazie alle grandi mostre di quest'anno, quella di Parigi, quella di Roma e quella di Genova. Lo spettacolo su Frida Kahlo è appena iniziato, ma questa sera non c'è solo lo spettacolo. Io vi porto il saluto della Diaconia Valdese. Questa è una serata di chiusura di eventi, Persone continua, Persone continuerà con altre iniziative. Ci sono stati appunto incontri, dibattiti, ci sono stati momenti teatrali, ci sono stati momenti di festa. Insomma, Persone sta diventando, per quello che ci riguarda, un momento di coinvolgimento su tematiche sensibili per quello che riguarda la diaconia e che coinvolgono le persone e che ci danno anche la voglia di continuare. Giusi è la coordinatrice del centro autismo che andiamo ad aprire a Pinerolo. Perché abbiamo una nuova sede a Pinerolo? Perché noi copriamo tutto il territorio dell'ASL TO3, quindi basti pensare alle nostre famiglie di Collegno o Orbassano, che sicuramente avendo una nuova sede, quindi a Pinerolo, siamo più centrati e poteva essere andargli incontro una giusta soluzione. Cosa ci mancava? Ci mancava un logo e un nome, quindi un'identità. E abbiamo pensato di fare questo bando. Il vincitore è Alessandro Zilio. Questo sarà il nostro logo e ci chiameremo Boom. Ho lavorato principalmente ragionando su chi era l'utenza e i concetti che volevano essere trasmessi e cosa veniva fatto all'interno del centro. E fondamentalmente sono bambini che vanno a fare attività terapiche molto importanti e strutturate, ma che sono poi proposte sotto forma di gioco. Perciò era quello, secondo me, l'elemento fondamentale da trasmettere. Allo stesso modo, lo stesso linguaggio è stato scelto anche per il nome, perché mi sembrava bello alla fine che un bambino possa dire vado al boom a giocare piuttosto che vado al centro autismo a fare attività terapiche. Il centro autismo da pochi giorni è una nuova sede a Pinerolo in via Rodi 8. In totale abbiamo in carico al momento 30 bambini che non sono soltanto del territorio pinerolese ma anche dagli altri distretti. Il centro è composto da due equip perché svolgiamo sia interventi presso il centro ma soprattutto ci spostiamo all'interno dei contesti di vita del bambino, quindi all'interno dell'ambito scolastico, quindi a scuola, e all'interno dell'ambito domiciliare, quindi con interventi a casa. Abbiamo operatori che ovviamente si spostano, operatori che sono che lavorano più presso il centro. Ad esempio le neuropsicomotriciste, i loro interventi sono prettamente presso il centro, poi abbiamo degli psicologi, degli educatori e degli operatori di comunicazione mediativa alternativa che fanno anche gli interventi esterni. Io ho dipinto solo me stessa perché non c'era niente, nessuno intorno a me, perché la sofferenza genera solitudine.